L'autunno, quel periodo dell'anno in cui la natura si colora di tutte le sfumature dell'oro. Nuvole basse corrono veloci nelle giornate uggiose e il sottobosco si riempie di funghi e castagne. In questo video vi portiamo con noi nell'Alto Garda Trentino e vi suggeriamo 4 semplici camminate per andare a caccia di foliage. L'ultima è la mia preferita. La prima camminata a caccia di foliage ci porta a soli 10 km da Riva del Garda, a Canale di Tenno. Da qui si può salire al Rifugio San Pietro, a 974 metri di altitudine, dove troviamo una splendida terrazza con vista mozzafiato sul lago di Garda. On to the next town, to the next show. Cause I went and caught a dream and I can't let go. And trying to break into some boys club. They got cigars in that dry rug. I'd love to sing them on my songs. Intorno al rifugio il sottobosco in questo periodo dà il meglio di sé e tra una goccia di pioggia e un raggio di sole ci godiamo lo spettacolo della natura. E se avete ancora tempo, una volta tornati a canale, non perdetevi un giro intorno al lago di Tenno. Sometimes I feel like I'm insane. Expecting different fruit from the same damn thing. But the sound of this band hitting that note takes his drowning man and it makes him flow. Altra zona imperdibile per i colori autunnali è Molveno, con il suo omonimo lago, nell'estremità orientale del Parco Naturale ad Amello Brenta. La classica gita prevede il giro intorno al lago, un percorso di circa 12 km totali immersi nel foliage. Noi però vi consigliamo qualcosa di alternativo, ovvero una bella salita in funivia fino a Pradel, a quota 1367 metri. Una vera e propria terrazza panoramica sul lago e sulle Dolomiti di Brenta. Da Pradel prendiamo il sentiero numero 340 in direzione Rifugio Crozza dell'Altissimo. Un'ora di cammino e circa 200 metri di dislivello, fattibile anche con bambini. Per la prima mezz'ora si cammina in leggera discesa nel sottobosco, dove in questo periodo il sentiero è ricoperto da un letto di foglie coloratissime. Superato il bosco, il panorama si apre e si presenta davanti a noi lo spettacolare anfiteatro delle Dolomiti di Brenta. Quest'ultimo tratto che porta al rifugio è secondo me il più suggestivo. Si sale infatti lungo un sentiero scavato nella roccia. Sopra di noi l'altissima parete del Crozza dell'Altissimo e alla nostra destra la Valle delle Seghe, con il lago di Molveno in lontananza. La regina indiscussa di questa stagione è la castagna e non potevamo non portarvi con noi sull'altopiano di Brentonico, dove si trova una delle varietà più buone che io abbia mai assaggiato, il marrone di Castione, bello cicciotto, forma di cuore e dal sapore dolce. Qui è possibile passeggiare tra i castagneti secolari seguendo il sentiero che collega Brentonico a Castione in circa 40 minuti di camminata. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free.
Le castagne non si possono raccogliere, ma sono in vendita nel piccolo borgo di Castione, che ad ottobre ospita la tradizionale festa del marrone. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. L'occasione perfetta per degustare calda arroste e i prodotti tipici del territorio. Concludiamo in bellezza con la mia camminata preferita, quella che soprattutto nelle belle giornate di sole più ci porta ad immergerci nei colori dorati dell'autunno. Vi portiamo in Val di Fumo, la parte superiore della Val di Daone, tra Madonna di Campiglio e la Varrendena e nel cuore del Parco Naturale d'Amello Brenta. Il modo migliore per scoprirla è percorrere l'itinerario che parte dal lago artificiale Malga Bissina e porta al rifugio Val di Fumo. Il sentiero è il numero 240, è lungo 12 km con 150 metri di dislivello. La prima parte è tutta pianeggiante e costeggia il lago. Già da qui il panorama lascia senza parole. Pini e larici dalle mille sfumature di colore fanno da cornice al bacino artificiale e alla cima innevata dal Carré Alto. In the great outdoors, forever free. In fondo al lago, a circa metà percorso, la strada sterrata diventa vero e proprio sentiero a tratti sconnesso. Tra sali e scendi continui, accompagnati dal rumore del chiese che scorre verso valle e passerelle in legno che permettono di superare le zone più paludose, si raggiunge il rifugio Val di Fumo, dove il panorama si apre sugli ampi pascoli e le cime frastagliate che fanno da cornice. Tutte le camminate che vi abbiamo mostrato distano massimo un'ora e mezza da Riva del Garda, Arco o Torbole, città che quindi vi consiglio di tenere come base. In descrizione vi lascio il link all'articolo sul blog per tutti i dettagli su come organizzare le varie camminate e mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.